con Mister Galluzzo per celebrare questa prima vittoria casalinga dell'Ossiamane stagione 2022-23 contro l'Orvietana, 1-0 il finale con gol di Sbardella. Buonasera mister, innanzitutto complimenti per la vittoria in questo, diciamo, neutro di Ladispoli in attesa del rifacimento del campo dell'Anco Marzio. Complimenti mister, e ti chiedo, troppa sofferenza però quando non si chiudono le partite, poi arriva questa sofferenza. Sì, soprattutto nel finale ci abbiamo dato occasioni clamorose, ma purtroppo il calcio è anche questo. Loro sono rimasti in 10, secondo me dovevamo gestirla ancora meglio, però comunque abbiamo creato veramente due palle, due palle gol a tu per tu, forse neanche il portiere c'era, però purtroppo ti ripeto, il calcio è questo, capita. Loro hanno annullato, quindi la partita poi sarà un po' sporcata, noi cercavamo questa vittoria e diciamo l'importante è che sia arrivata, spero che questa vittoria ci pulisca un po' la testa, un po' ci alleggerisca un po', perché non veniva, insomma, e volevamo partire bene già contro la San Giovannese, non ci siamo riusciti. Oggi la squadra nel complesso ha fatto un buon primo tempo, anche se poteva gestire ancora meglio, secondo me con un po' più di precisione a livello tecnico, un po' più con qualche scelta migliore in più, in ampiezza c'era sempre spazio per andare a sviluppare qualcosa di importante. E abbiamo fatto una buona fase di non possesso, loro sono una squadra che comunque gioca, ne troveremo tante. Quindi se non vai a prenderle subito ti cominciano a ruotare, poi ti mettono anche un po' in difficoltà dal punto di vista del gioco, ti abbassano e quindi poi è chiaro che fai più fatica ad arrivare in porta, perché c'hai la porta a troppi metri. Però ti ripeto, l'abbiamo gestita nel complesso bene, potevamo chiuderla, penso sia un piccolo passo per cercare, ecco, un gioco migliore e qualche avere un po' di continuità di risultati, ecco, speriamo. Mister, si dimostra questo un campionato sicuramente insidioso, difficile e molto equilibrato. Vediamo anche i risultati di oggi, con Livorno che ha perso in casa con la San Giovannese, l'Arezzo che ha vinto seppur in rimonta soffrendo col Gavorrano. Insomma, un campionato che, l'avevamo detto all'inizio, ha quelle due o tre candidate, ma si dimostra un campionato livellato e difficile. Oggi il calcio si è livellato un po' dappertutto. Le squadre sono tutte organizzate, hanno tutte un'idea, quindi se non sei organizzato, se non c'hai ritmo, se non c'hai intensità, se non c'hai un'idea di gioco, se non hai coraggio, se non hai fame, puoi rischiare con tutti quanti, ma non solo in questo girone, anche in altri gironi, quindi è proprio il calcio che si è livellato, quindi ci sono anche dei risultati inaspettati proprio per questo. Oggi giocavamo contro una squadra che secondo me è una buonissima squadra, che in Coppa aveva vinto con Grosseto e Follonica Gavorrano, quindi ha fatto 20 minuti buonissimi dopo il gol contro l'Arezzo, ci ha avuto la perdita di entrambi i terzini in quella partita, insomma erano un po' in sofferenza, hanno fatto una gran partita anche oggi secondo me, quindi la nostra partita c'ha valore, ma secondo me noi siamo una squadra che dobbiamo metterci in testa, che abbiamo dei grandi margini di crescita, sia sotto tutti i punti di vista, sia a livello di gioco, a livello di convinzione, a livello mentale, a livello fisico, per una serie di motivi. Quindi secondo me dobbiamo continuare a credere nel lavoro e in quello che facciamo, e adesso ti ripeto, questa vittoria ci dà un po' di serenità, ma da martedì si rilavora e si ripara la prossima. Esatto, prossima tappa a Civita Castellana contro il Flaminia, che conoscerai sicuramente molto bene, insomma è una squadra che sicuramente si dimostrerà coriacea, come hai detto te, livellata e sicuramente insidiosa come campo. Poi sì, è una squadra che una società che ha fatto un organico importante, come l'abbiamo fatto anche noi, come l'hanno fatto tante squadre, e poi ti ripeto, questo sport è bello perché poi c'è sempre il campo che parla, quindi mi aspetto una partita difficile, una partita bella, dove ti ripeto, adesso cerchiamo di andare poi in settimana nei particolari, ma speriamo intanto di andare a fare una buona gara e di fare risultato, ecco, perché dobbiamo dare continuità e dobbiamo avere una mentalità
di andare a giocare in casa e fuori per vincere, quindi poi a volte la qualità del gioco può essere migliore, a volte un po' meno, però non ho mai visto, ti ripeto, alla lunga vincere squadre che giocano male, quindi penso che ci debba essere sempre il giusto equilibrio tra tutte le componenti e speriamo di andare a Civita Castellana a fare una grande partita. Grazie mister, complimenti ancora per questa tua prima vittoria in bianco-viola e in bocca al lupo per la prossima. Grazie, crepi il lupo.